Abbiamo perso più tempo di parlare della cosa più brutta di questo Invece di quanto è bella questa no, andrebbe bene grande senti, bellissimo Alan Sorrenti se stavano parlando di cose brutte sicuramente Antonio Marinaro è l'oggetto. Benvenuto Serafina Simonetta. Sta cercando i tempi sbagliati. Allora posso, vero? Allora, attenzione. Aspetta che devo schiacciare qua. Via. Aspetta, Anna, aspetta un momento. Per aiutare i ragazzi della stessa del giorno a continuare a fare sport. Sì, una gran bella iniziativa voluta dai negozi della catena Elisabetta Mondo di Manfredonia, una iniziativa che per la verità ha sorpreso un po' tutti perché non ci aspettavamo questo gesto di solidarietà da parte di Elisabetta Mondo, di Felice Mondo, praticamente dei titolari di questa catena. Loro si sono messi in contatto con noi tramite Antonio Correale, che è un consigliere comunale, e hanno praticamente chiesto se potevano mettersi a disposizione della nostra causa. Beh, che devo dire? Potevo dire di no. A un certo punto mi sono messo in contatto, anzi abbiamo iniziato un vero e proprio rapporto di lavoro, se vogliamo, per preparare questa iniziativa con Felice Mondo, che è al mio fianco, e abbiamo avviato questa campagna. L'obiettivo dell'iniziativa è quella di permettere occasioni migliori per persone svantaggiate, ragazzi disabili che noi da oggi vogliamo chiamarli superabili, ragazzi che per nostra volontà devono partecipare ai prossimi campionati italiani e ai prossimi campionati regionali, sia di atletica leggera che di calcio. Questo è l'obiettivo che ci proponiamo. Ecco, con il sostegno di un'attività commerciale come questa, voi state aiutando quello che ci dice il mondo adesso, che è il titolare di questa attività commerciale, aiutate questa associazione sportiva di Manfredonia. Perché avete voluto sposare questa iniziativa? Bene, diciamo, l'iniziativa è nata perché si sente tanto parlare in giro di aiuti ad associazioni varie, differenti. Anche noi spesso l'abbiamo fatto ad altre associazioni. In una cena parlavamo tra di noi e dicevamo: ma ai nostri di Manfredonia chi ci pensa? E quindi ci è venuta in mente questa cosa, insomma, abbiamo cercato di voler indirizzare sull'associazione di cui Vincenzo è il presidente. Quindi un sostegno non solo morale ma soprattutto economico, visto che siete stati i primi ad elargire questo contributo, già 500 euro a favore. Sì, abbiamo ideato questa. Abbiamo il primo assegno. Questa tessera di sostenitore, ne abbiamo stampate 1000, speriamo di ristamparne altre tante. Il nostro contributo iniziale è quello di aver acquistato le prime 100 tessere. Inseriremo anche dei contributi nelle nostre bomboniere, insomma, con i nostri clienti sicuramente cercheremo di raggiungere l'obiettivo che Vincenzo ci ha, diciamo, illustrato, quello di portare i ragazzi alle regionali e magari, perché no, ai campionati nazionali. Quelli nazionali. Sicuramente credo sarà un successo. Ma sì, sicuramente.